Lo hai detto anche ieri. Ho ancora i brividi pensando alla sera. Temo sia successo qualcosa di brutto. Sono felice di riaverti qui, ma si vede che sei stato nel Gaudio. Ho cercato di avvisarti. Spero che quel che hai avuto da Joseph valga il suo prezzo. Ma abbiamo un altro problema ora. Rush è andato. Non so dove sia, ha detto che andava in ricognizione, ma non è mai tornato. Ho un brutto presentimento. Ti prego, va a cercarlo nella contea. Alla gente qui penso io. Stai attento. Ciao, signore. Lascia fuori le armi. Qui non hai più potere. Via, via da qui! Adesso! Mi ricorda qualcosa di familiare. Come se qui ci fossimo già stati. Rilassati. Fa con calma. Avanti. Sei stato bravo finora. Dai, guarda! Lo vedi quanto è facile andare d'accordo? Volevo soltanto che tu lo capissi. Volevo che tu capissi che le cose sarebbero andate diversamente se ci avessi ascoltato e te ne fossi andato via. Invece, tu hai preferito il bastone. Ecco a te. Metterò una vita a pulire gli stivali da tutti questi sogni infranti. Beh, che dire. Prima che arrivassi tu, tutto andava fottutamente bene! E poi sei arrivato tu. Il tuo cazzo di treno pieno di fighetti del cazzo! Hai provato a trasformare questo posto in qualcosa che non potrà mai essere! E quando abbiamo provato a ragionare con te, allora tu hai pensato bene di iniziare a fare casino! Casino e casino e casino! Tutto perché pensavi che ci potesse essere speranza per il futuro! Non c'è speranza per voi! E nemmeno futuro! Per nessuno di voi! Thank you.
Michelle, Louise, dovete ascoltarmi attentamente. Perché? Tu non vieni con noi. Non ho scelta. Papà... Papà dice che o sei con noi o sei contro di noi. Non è così semplice. Invece sì. Devo andare, mamma. Papà è qui. Michelle. Voi due dovete prendervi cura l'una dell'altra. Vostro padre non lo farà. Lui ha sempre grandi piani, ma ogni cosa che fa finisce con la violenza. Papà risolve i problemi. No, lui li crea. Si lascia alle spalle una scia di cadaveri. Non gli importa chi si fa del male. Non diventate come lui. Promettetemi che non diventerete come lui. Sì, mamma. L'hai visto anche tu? Ma come cazzo hanno fatto? Era tutto normale, poi sono andati a nord. Forse è il caso di fare delle domande a quei fanatici. Mi dispiace. Mi dispiace se sono salita su quel treno e di averti portato a Hope County. Ti ricorderemo per sempre. Hai rischiato per noi e ti è costato la vita. È stata colpa mia. Rush, faremo del nostro meglio. Era un grande uomo. Generoso. E tu... hai fatto tutto quello che potevi. Quelle gemelle sono sempre una mossa avanti. Serve un'altra strategia. Vado a vedere come sta Carmina. Quando vuoi sentire cosa ho in mente, vieni da me. Ciao a te. La scomparsa di Rush ha scosso tutti, ma non dobbiamo lasciarci andare. Per quanto detestassi l'idea di parlare con Joseph, devo ammettere che l'attacco del nuovo Eden ai guerrieri della strada ci ha consentito di prenderli di sorpresa. Stavo parlando con i ricognitori. Pare che ai vecchi frutteti ci siano dei combattimenti organizzati dai guerrieri della strada. Un promoter mi lanta di essere amico delle gemelle. Magari non è vero, ma vale la pena controllare. Chiamarmi cazzettino. Solo le gemelle possono chiamarmi così. Ho una proposta per te. Hai addosso una carogna grossa come il Texas. Abbiamo qualcosa in comune, eh? Io e le gemelle ci siamo alleati qualche tempo fa. Sono tipo il loro braccio destro, una cosa simile.
Abbiamo un accordo per il quale ogni tanto ci dobbiamo della roba. Un accordo amichevole, un accordo bilaterale. E il fatto è che questa volta tocca a me e sono, diciamo, in ristrettezze economiche. Mi serve solo una scommessa sicura e boom, problema risolto. Quindi senti qua, guardati. Hai l'aria di uno che può dare una lezione ai guerrieri dell'arena. Sarà come fare ginnastica. Ma prima devo capire se sai come si tira un pugno, di quelli che fanno vedere le stelle, hai presente? Colpisci questa macchina e fammi vedere cosa sai fare. Quando l'ho provata l'ho rotta, vediamo come te la cavi tu. Questo sì che è un pugno! Meglio non farti arrabbiare, eh? Bene, vediamo come sfruttarlo allora! Nascondo le armi, ovviamente non possiamo portarcele appresso, eh? Seguimi! Forza! Ho inanellato un po' di vittorie. 17 KO di seguito. 17, cazzo! Ho dovuto smettere. Troppo letale. L'ultimo l'ho colpita così forte che gli è uscito il cervello dal culo. Giuro, ha petato la materia grigia, quindi... Anche io ho dovuto darci un taglio. Mi sono detto, ho un dono, ma non so controllarlo. Ok, eccoci arrivati. Questo ti aiuterà in tutto. Simpatia, mi raccomando, non guardarlo negli occhi. Quando hai finito ti apro la porta e ti aspetto alla scorta di armi. Forza, caro il mio coglione, campione! Fatemi usare la mazza. Voglio sentire il rumore dei denti spaccati. Vado dritto alla faccia. Sempre. Questo lo aspettano mai. Fatto del cane arrosto. Guarda come è ridotto questi insetti. Ehi, ti serve un nome battagliero prima di entrare là dentro. Così sappiamo contro chi scommettere. Lecca lecca. Ha proprio scritto in faccia lecca lecca. Ok, e lecca lecca sia. Entra nel ring, lecca lecca. Sono i figli che lasciano la vita migliore. Ed ecco l'ultimo sacrificio umano procuratoci da cazzettina. Lecca lecca. Sei morto, lecca lecca. Sei vivo, ma sei già morto. E questo sarebbe lecca lecca. Io scommetto sui cani. Devi impegnarti, lecca lecca. Yeah, yeah! Lecca lecca, lecca lecca, mangia cacca, lecca lecca. Morirai lì dentro. Silenzio, lecca lecca li prenderà. Ti aspetta una bruttissima sorpresa lì dentro. Sarà un massacro! Ok, luride palle di Smegma! Venite nella migliore arena da questo lato delle nubi radioattive! Basta cazzeggiare! Vi presento il nostro nuovo amico Lecca Lecca! Speriamo che duri più dello scorso contendente! Thank you.
per il prossimo round? Cazzo! Vado e uccido!
state prendendo per il culo? Incredibile, cazzo! Ti credi intelligente, eh? Ti credi un pezzo grosso? Perché è esattamente l'impressione che hai dato! Te la sei cavata alla grande! Sei proprio una risorsa pelosa, preziosa, volevo dire! Quanta roba che potremmo fare insieme! Grandi cose, grandi cose. So che hai della merda in ballo con Mickey e Lou. Te le faccio incontrare e poi tu aggiusti tutto. Ci penso io, non preoccuparti, Fulmine. Ci sono io, te la procuro io l'occasione. Devo riflettere un po'. Ho bisogno di tempo per pensare. Quindi adesso va. Non riesco bene con il tuo fiato sul collo. Ti contatto io,